Asiatico, siamo in diretta e siamo pronti per seguire insieme la Stock 1000. Con noi in cabina di commento c'è Alessandro Polita. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Fiammetta, ciao a tutti. Grazie per essere tornato con noi. Ci eravamo già salutati sul tracciato del Mugello e sei stato di parola, io ho dato la promessa. Ci ho preso gusto. Allora, intanto vediamo la griglia di partenza. Abbiamo visto Domenico Colucci, che tra l'altro è tuo compagno di squadra, Team Barn Racing Team, in pole position. Marco Muzio, secondo tempo. Danilo Dell'Omo, terzo tempo. Poi Marco Bussolotti, intanto vediamo le inquadrature per Danilo Dell'Omo, Team Suriano, mentre scuderia improve per Marco Muzio. E con la tabella numero 5 c'è Marco Bussolotti, Team All Service by QDP. Gigi fa il tifo per noi, anche qui abbiamo il team al completo per ricordare Gigi D'Esposito, grande team manager, grande personaggio del mondo dello sport motoristico, che è mancato per una malattia la settimana scorsa e che viene ricordato e al quale Davide Fanelli ha dedicato la vittoria nella 600 Stock. Tu che ricordo hai? Ma sono rimasto senza dubbio molto male, perché ho iniziato con le quattro tempi con lui. Sono stato decine e decine di volte a casa sua e tra l'altro non sapevo nemmeno stesse così male, ecco. Sono rimasto un po' spiazzato, mi è dispiaciuto. Neanch'io lo sapevo. Tra l'altro conosco molto bene anche il figlio, quindi sapevo che dire sinceramente giovedì. Effettivamente è una cosa che ha colpito di sorpresa un po' tutto. Sempre quelle cose un po' delicate, no? Ogni parola forse è fuori posto. È vero, quindi è bene semplicemente ricordarlo per tutto quello che ha fatto e ha dato al nostro mondo. Intanto vediamo in sovraimpressione scorrere la griglia di partenza, la leggiamo velocemente. Colucci, Muzio, Dell'Omo, Bussolotti prima fila, Ivan Goi, leader della classifica di campionato, quinto tempo, Matteo Baiocco, sesto tempo, poi Giuliano e Verdini a chiudere la seconda fila, Lorenzo Alfonsi con la BMW, nono tempo, Riccardo Della Ceca, Holland e Conti a chiudere la terza fila, e poi Salvatore, Fusco, Valsecchi e Silva, Andrick Silva, e poi ancora Bosco Scuro, Berglaz, Chiariello e Andriotta. Allora, Bosco Scuro ha fatto il 17° tempo, ma non dovrebbe essere in griglia di partenza. Intanto abbiamo Filippo Del Monte per noi. Eccoci con Luca Letteratis del Team Six, nuova con Davide Giuliano, iniziato il campionato qui. Come mai così in ritardo? Perché i programmi erano altri, però siamo venuti qui, siamo contenti di essere qui. È una bella kermesse ed è molto competitiva, quindi non ha nulla da invidiare al mondiale, quindi speriamo di far bene come abbiamo fatto per ora nel mondiale, quindi speriamo bene. È dura, comunque è molto dura anche qui, eh? Eh sì, comunque un altro pilota, un altro team di valore per questa Stock 1000, a voi. Grazie. Davide Giuliano, ricordiamo, corre infatti nel campionato della Coppa del Mondo Super Stock 1000, dove tra l'altro è in decima posizione, se non vado errato, no scusate, è quarto nell'europeo con un secondo posto a Valencia, mentre qui a Misano Adriatico sette giorni fa si è corso ovviamente il modello Superbike, si è corsa anche la Superstock 1000 e ha chiuso in ottava posizione. Quindi new entry, si fa per dire, nella Stock 1000, nel campione italiano di velocità. Tu Alessandro invece hai corso nella Superbike, ovviamente noi come al solito trasmettiamo in differita la tua gara, quindi possiamo dire podio. Possiamo dire podio. Quindi poi diamo l'appuntamento a martedì e mercoledì alle 17 con replica notturna alla mezzanotte per seguire insieme appunto la Superbike, ma anche la Supersport e la 125 GP da Misano Adriatico. Intanto siamo pronti per seguire la 1000 con classifica di campionato che vede Ivan Goi in testa con 78 punti, staccato di 12 punti Luca Verdini, che ha messo a segno una doppietta sul tracciato del Mugello, e poi Marco Bussolotti che insegue a meno 30 punti e che come miglior risultato ha un secondo posto sul tracciato di Vallelunga. L'unico a scendere sotto il muro dell'1.39 è stato Domenico Colucci, 1.38.515, bravo, belle prove ha fatto. Sì, ma è partito, l'ho visto subito dal giovedì, carico, bravo, ha lavorato bene tutto,
tutti i turni di prove, poi ha staccato un tempone, voglio dire 38 con le gomme configurazione mondiale, col caldo che c'è stato questi giorni qui, è stato veramente un tempone. Allora, tutto è pronto, il semaforo si spegne, via, parte la Stock 1000, vediamo. Ha partito bene Baiocco, È partito molto bene, sì, Baiocco. Secondo. Secondo con Colucci, invece davanti. Vediamo, ricordiamo che Alessandro Polita con Matteo Baiocco hanno corso, avete corso insieme nella Stock 1000. Sì, ma infatti come ti ho detto anche al Mugello faccio un po' fatica a commentare la Stock perché di parte dovrei essere per Colucci. Però in fondo c'è un'amicizia proprio vera con Matteo, quindi faccio un po' fatica al solito a tifare, non so chi tifare. Allora, vediamo intanto com'è la situazione mentre tu decidi per chi conviene tifare, come esatto. Dicevamo. Quindi con Baiocco che sta andando molto molto bene e vediamo un po', sono ancora tutti vicinissimi. Inquadrature per Bussolotti, adesso tabella numero 5 che sta cercando di emergere dal gruppo. 10 tornate, quindi è stata accorciata anche questa gara, erano 13 giri in previsione, poi hanno deciso che visto che si squagliavano le gomme dal caldo, forse 10 era meglio. Fa ancora molto caldo, mamma mia. Qui noi abbiamo l'aria condizionata in cabina di commento, per fortuna. Ci sembrava quindi... venivo prima, commentavo anche, non so, la gara degli scooter. Allora, condizione privilegiata in questo caso, ma non è sempre così comunque. Sul tracciato di Misano aria condizionata per la cabina di commento che ci fa dimenticare il caldo infernale che c'è all'esterno. Allora, Colucci conclude il primo giro davanti a Matteo Baiocco, 4 decimi di vantaggio, poi Bussolotti in terza posizione, Dell'Omo in quarto davanti a Muzio, poi Ivan Goi è sesto a 2 secondi e 3 della Ceca, Verdini, Valsecchi, Lorenzo Alfonsi con la BMW è in decima posizione, poi undicesimo Holland, soltanto dodicesimo Giuliano, ci aspettavamo forse qualcosina in più. Un anno di difficoltà anche per lui, un anno un po' strano. Quindi Giuliano, che ce lo ricordiamo molto combattivo già anche un paio d'anni fa, quindi è sì, stato... Sì, abbiamo fatto delle bellissime gare insieme, abbiamo lottato anche una vittoria nel 2008 qui appunto nella Coppa del Mondo Stock, ha dato un po' di filo da torcere. E invece adesso non trova lui il filo della matassa. Un po' in difficoltà. Quindi vediamo un po' come si svolgono intanto queste prime fasi. Colucci sta cercando di prendere il largo, è l'unico a girare sotto l'1.45, 1.44 in 5, quindi... Sì, segnando questa partenza da fermo. Giro. Sì, ma si è visto anche da ieri quando hanno fatto la simulazione gara che domenica aveva un passo un pochino o superiore a tutti quanti, sicuramente oggi lo metterà a frutto. Ecco, l'unico che resiste un po' è Matteo. Vediamo un po', finalmente, mi fa piacere vederlo un po' da lì davanti. Matteo Baiocco finalmente torna ad essere combattivo come ci ha abituato a vederlo in passato e dietro c'è un gruppone bello compatto tra cui vediamo anche Ivan Goi con la tabella numero 12, si trova in sesta posizione, deve recuperare qualcosina, passano intanto davanti alla nostra postazione, secondo giro che si conclude con Colucci, Baiocco, Bussolotti, Dell'Omo, Muzio, Goi, Verdini ed ecco le inquadrature per Giuliano che si trova soltanto invece in undicesima posizione davanti a Holland, però è riuscito a passarlo, quindi ora si trova appunto in undicesima piazza, un sorpasso quindi nell'ultimo giro per lui, ma 5 secondi comunque di svantaggio. Gira in 1.39 325 Colucci e questo è il suo giro veloce, poi riesce a tenere bene la ruota Baiocco, ma anche Bussolotti e Dell'Omo sono racchiusi in 1.07, un po' più staccato invece Muzio che è partito con il secondo tempo. E invece Andriotta che aveva fatto quel secondo posto a sorpresa al Mugello, pilota rivelazione del Mugello. Esatto, pilota rivelazione del Mugello, adesso lo vediamo soltanto in diciottesima posizione a 11 secondi e 4. Oggi non c'è fretta. Oggi no. E del resto le condizioni del Mugello erano davvero... No, la cosa è simpatica perché siamo partiti dal Mugello e sembrava di stare, non so, in mezzo al mare, freddo, acqua, dirotto per tre giorni qui.
Tra un po' ci togliamo la pelle, il caldo. È vero. Nel giro di pochissimo tempo. Di 15 giorni abbiamo attraversato, penso, tutte le fasce, tutte le stagioni dell'anno. Dall'inverno all'estate piena e assoluta sul tracciato di Misano. Vediamo Colucci che perde qualcosina nei confronti di Baiocco. Poi Bussolotti e Dell'Omo sono in scia, situazione abbastanza invariata, con Giuliano bello grintoso perché è riuscito a risalire fino alla nona posizione. Davanti a sé adesso c'è Verdini, quindi Alfonsi, intanto abbiamo visto inquadrato la tabella numero 41 con la BMW, mentre Conti con l'altra BMW si trova in dodicesima piazza. BMW sta facendo molto bene nel mondiale Superbike. Hanno fatto un bel team, hanno preso un pilota bene, seppur giovane, di esperienza come Ayrton. Badovini, che oramai sono 6 o 7 anni che fa la stock, di sicuro il prodotto è più che buono di base e stanno facendo appunto bene. Ho visto anche l'italiano, ho parlato un po' con Lorenzo Alfonsi l'altro giorno, ha detto che di base la moto fa spavento. Quindi stanno lavorando bene. Effettivamente lui è partito con il nono tempo, sì, considerando tempo presa in mano settimana scorsa, quindi una, sì, un tempi debutto, danno ragione, un debutto davvero positivo. Ricordiamo che tra l'altro anche nel mondiale Superbike, oltre che nella Coppa del Mondo FMI, la BMW sono cresciuti molto in fretta, sì, proprio qui a Misano. Tra l'altro c'è stata la prima pole con Corser 7 giorni fa. Vediamo. Intanto eccolo Giuliano, combattivo e grintoso, si è portato avanti, sta scalando posizioni molto velocemente, mi sembrava Muzio. Sì. Quindi Muzio Scevola. Muzio Scevola. No, è Marco Muzio. Marco Muzio. Allora, vediamo un po'. Quinto possibile? No, il settimo. Quindi Muzio è scivolato in ottava posizione. E lo vediamo inquadrato adesso davanti ad Alfonsi, mentre Giuliano si è portato in settima piazza a 5 secondi e sta girando 1:39,9, quindi un buon tempo. Vediamo Verdini, anche bello combattivo. Verdini controlla un po' il capo classifica, l'unico diretto avversario, dai, sta dietro a 12 punti, quindi controlla, sì, sicuramente un po' quello che sta facendo gol. Qui ha rotto il motore Colucci. Oh, peccato per la caduta anche. Ha preso fuoco. E addirittura si incendia la moto di Domenico Colucci, che peccato perché stava facendo una gran gara. Quindi è stato un po' un weekend strano per Barney, 4 motori in una settimana, ci avrà un po' da lavorare questa pausa tra una gara e l'altra. Peccato per la Ducati del team Barney, che ha avuto quindi questo problema. È il caldo, secondo me il caldo si sente un bel po', visto tutta questa settimana abbiamo lavorato con temperature mai viste sui motori, quindi non è di certo d'aiuto. Allora Matteo Baiocco è al comando davanti a Bussolotti e a Dell'Omo. Andiamo a rivedere intanto la rottura con riesce a prendere la via di fuga. Fortunatamente poi si è trovato fuori traiettoria, perché sennò una scivolata. Sì, da fermo adesso, ma non dovrebbe essersi fatto troppo male. Domenico Colucci, che purtroppo però subisce una ferita psicologica. Sì, perché aveva preso un bel weekend dopo, poi diceva manca il Mugello dopo bandiera rossa. Aia. E forse olio. Dopo delle prime gare un po' sofferte aveva preso finalmente un po' un buon ritmo, e peccato. E allora bandiera rossa per questa gara, dove sono stati corsi 5 giri, però forse non sono transitati tutti, quindi potrebbe essere dato valido fino al quarto giro. In ogni caso, superati tre giri, faranno di sicuro la somma dei tempi. Somma dei tempi, quindi si dovrebbe procedere a una seconda partenza, pochi giri, forse 4 potrebbero essere, e somma di tempi per anche la 600 stock. Ha vissuto una bandiera rossa per olio in pista, piloti che sono caduti alla quercia, per fortuna senza conseguenze fisiche, ma con
appunto necessità poi di cospargere di filler la pista, e ancora una volta vediamo che è necessario appunto insomma ricorrere al filler per olio in pista, quindi speriamo che questa volta la procedura sia ancora più veloce e che quindi si possa riprendere velocemente il via, anche perché dobbiamo poi dare la linea a Imola con il campionato italiano ACI XAI con la Formula 3. Vediamo intanto i piloti che prendono la via dei box, bandiera rossa, quindi quando eravamo, infatti viene fermato il tempo al quarto giro, viene considerato valido il quarto giro con Colucci, tra l'altro. Quindi se c'è una seconda moto? No, una seconda moto in stock non si può usare da quest'anno. Hanno fatto un regolamento stile Coppa del Mondo, quindi non si può usare. E quindi non può riprendere il via. Peccato, no. Perché avrebbe potuto ripartire, visto che era stato considerato valido giustamente il giro precedente con Colucci, Baiocco, Bussolotti, Dell'Omo, Goi, Verdini, Giuliano in settima posizione. Quindi tempi ovviamente da tenere a mente, perché poi bisognerà fare appunto la somma dei tempi. E intanto ci saluta Claudio che ci segue. Non stanno a Barcellona oggi? Claudio Corpi? Sì, Shorts, che è a Barcellona e guarda le gare della Stock. Quindi. Bene, che Nuvolari è anche anche in Spagna. Anche in Spagna, quindi con Claudio Corpi, al quale mandiamo un saluto, grandissimo ovvio. Saluto. E siamo ai box, diamo la linea a Filippo Del Monte. Con Riccardo Chiarello. Riccardo, sempre in difficoltà in questo weekend, cosa ti succede? Molto in difficoltà, stiamo provando con questa Yamaha R1 che non riusciamo a trovare una soluzione che mi permetta di guidare come penso ho dimostrato di fare in passato, e proprio non riusciamo a capire qual è la strada da percorrere. Adesso in questi 5 giri che ho appena fatto pensavamo di aver trovato il setting giusto, però ancora siamo lontanissimi. Ok, grazie a Riccardo Chiarello, a voi. Eccoci di nuovo quindi per vedere che cosa si sta facendo intanto in pit lane. Questi momenti della bandiera rossa sono, dopo la bandiera rossa, prima del secondo via, sono sempre un po' porta via un po' di concentrazione. Tanto interrompi, riparti, poi a metà gara così dà un po' fastidio. L'ha rotto un po', eh? Eh sì. Quindi tanto olio in pista, lavoro quindi per gli addetti che devono andare a cospargere di filler. Poco fa c'era Lucio Pedercini in cabina di commento con noi, Alessandro, e stavamo appunto parlando un po' del filler e della sensazione di feeling che dà. Ne dà? Quanta ne dà? Beh, già è bianco su un asfalto nero, già fa un po' paura. Quindi io lo evito sempre se posso, cioè, passare sopra lì con le gomme in piega, poi soprattutto un po' paura fa, quindi bisogna andare cauti, decisamente. Ma la cosa strana è che anche quelli lì in stock hanno rotto il motore lì alla quercia. Secondo me le temperature è il punto, tra l'altro, dove scali più marce di seguito. Secondo me lì cedono proprio per il caldo. Allora, intanto ci avvertono dalla regia che potremmo mandare un servizio che riguarda Roberto Locatelli, che ex pilota, lo conosciamo tutti, che ha corso nel Mondiale 125 e anche nel 2,5, nella 125 ricordiamo ha vinto un titolo mondiale, e che da quest'anno è team manager per Aprilia nella classe 125. Vediamolo insieme. Ti
vi dico che sono veramente uscito dal mondiale nel 2010, perciò sono fuori da ieri e oggi entro in un altro paddock che è stupendo, è colorato, è fatto di grandi belle cose, di molte immagini e organizzato benissimo. Mi interessa dalla mattina arrivare diciamo alle 8 in pista, dove alle 9 comincia il primo loro turno di prove sia liberi il venerdì e ufficiali il sabato, alla sera alle 8 come abbiamo fatto ieri, a parlare con i tecnici, con i piloti, singolarmente uno a uno, per poi passare anche al consulto delle gomme, per poi passare anche alla legge della telemetria e magari confrontando due piloti alla volta senza esserci quei segreti che esistono nella MotoGP, qua è tutto abbastanza aperto, cercare la soluzione migliore, non convincendoli ma facendogli capire che facendo una mossa, una manovra o portarsi a guidare in un'altra maniera si può avere un vantaggio e non magari fossilizzarsi su un problema che sembra così enorme ma basta a volte ben poco per poterlo superare e per avere il giorno dopo un sorriso più grande sulla faccia. La passione mia non calerà mai e quello che sarà il mio supporto quest'anno è un avvio di una nuova strategia, una nuova posizione per me a contatto con il rumore delle moto e l'odore delle gomme e delle benzine. Ed eccoci tornati con le immagini sul circuito che è ancora sotto l'intervento degli addetti ai lavori per riuscire a riportarlo cambio in condizioni ottimali. Ecco, cosa si fa in queste vedi, condizioni? Loro stanno cambiando le pastiglie dei freni. Cosa insolita adesso. Sì, anche perché alla fine erano stati percorsi... Quattro giri, quindi per sicurezza. Detto dai. Magari è attaccato spesso il freno lui. Può allora darsi. Li cambia. Può darsi. Tra l'altro Della Ceca era in decima posizione. Decimo, mi sembrava più avanti. Sì. No, forse dopo era un po' più avanti. Perché in realtà noi siamo tornati indietro come classifica al giro precedente. Quindi qui si lavora in pit lane. Intanto abbiamo visto Roberto Locatelli nei suoi nuovi panni di team manager alle prese con piloti molto giovani della 125. Tu hai corso mai in 125, sì, Alessandro? Sì. Sì. Inizio carriera proprio nella velocità nel 2000-2001, metà 2001, poi sono passato alle quattro tempi, ma non era una categoria per me. Ma hai corso un po', poco, però, sì, perché po'. Non un po' la mole e un po' proprio la guida che non era per me. Poi venendo dal cross 125 devi scorrere, proprio non era la categoria azzeccata, ecco. Rivediamo intanto alcune immagini di queste prime tornate della classe 1000 stock con Colucci che è partito subito molto bene, con anche Baiocco, autore di un'ottima partenza, ma abbiamo visto subito anche bene Bussolotti, anche Dell'Omo, mentre Goi è rimasto un po' attardato. Giuliano anche è partito con il settimo tempo e poi ha dovuto un po' risalire la china. Ecco, lo vediamo inquadrato adesso mentre va a sorpassare Valsecchi con la tabella 131. Qui abbiamo Bussolotti che va a recuperare la terza posizione con Baiocco che è stato stabile in seconda piazza e con Domenico Colucci che non ha mai preso un grossissimo vantaggio ma che ha girato con un passo sempre molto veloce ed era davanti con un 5-6 decimi di vantaggio. Proprio in rilascio. Il momento della rottura purtroppo per la Ducati del team Barney con Colucci che non riesce ad evitare la caduta, la moto addirittura che si incendia e poi conseguente spargimento di olio in pista, bandiera rossa e abbiamo Filippo Del Monte per noi. Qui con Danilo Dell'Omo. Danilo, stavi facendo una bellissima rimonta, adesso tocca rifare tutto, quali saranno le difficoltà? La difficoltà più grande sarà la gomma, che adesso non renderà più come prima, mancavano solo 5 giri, ormai ci giocavamo il podio, adesso diventerà molto più dura gestire la gomma per altri 5 giri, più che altro perché si è freddata e sicuramente abbiamo fatto pure una scelta diversa da tutti gli altri, quindi siamo più penalizzati. Spero comunque che andrà bene, darò il 100% lo stesso. Ok, grazie a voi. E quindi giustamente problemi anche di temperatura di gomme, Alessandro? Sì, 5 giri non penso siano poi tutti questi
questa difficoltà. Ecco, poi che so io, l'ho seguita poco quest'anno la stock e le scelte delle gomme, ma mi sembra ci sia una mescola solo, appunto come dicevamo prima, per la configurazione mondiale, quindi non lo so se è cambiato. Vediamo intanto il pubblico che ancora è in tenuta da mare, giustamente. Perché voi state qui dentro, venendo da fuori, guarda, è una roba incredibile. Allora temiamo di dover uscire quando finirà la gara. Rimaniamo qui fino a domani. Diamo la linea intanto a Filippo Del Monte. E come con Ivan Goy, Ivan, una partenza a rilento e adesso si riprende. Adesso si riprende e vediamo di partire meglio di prima e finire la nostra gara. Questi 6 giri qua, divertirci, dai. Ok, grazie, a voi. Grazie, intanto ricordiamo Ivan Goy è partito con 12 punti di vantaggio su Luca Verdini, ha vinto la gara di Vallelunga, poi ha messo a segno 2 secondi posti, uno a Monza e uno in gara 1 al Mugello e un quarto posto in gara 2 al Mugello. Mentre Verdini è arrivato con subito un podio a Monza e 2 vittorie al Mugello. Poi c'è Marco Bussolotti che non ha mai vinto, però è andato sempre molto a punti e anche molto vicino a Vallelunga, seconda posizione. Pensavo adesso, chissà se Goy hanno battuto il record della vittoria lì della 125, il più giovane ad aver vinto. L'hanno battuto perché ci dovrebbe essere stata la vittoria di Melandri e poi dopo ancora Scott Redding. Quindi è stato, sì, effettivamente lui è stato il più giovane a vincere una gara. Ne parlavamo ieri sera oltretutto con Ivan, attaccavo le foto al diario quando andavo a scuola di Ivan Goy. Pensa te. Aveva solo 16 anni e mezzo quando ha vinto a Zeltweg. Sono rimasto proprio indietro, sto invecchiando. Infatti, guarda. Allora, quindi Ivan Goy passato effettivamente subito alla notorietà per aver conquistato la vittoria a soli 16 anni e mezzo, ma intanto in un mondiale, ovviamente una gara di mondiale, però stavamo notando che soprattutto in 125 l'età si sta abbassando sempre di più. Sempre di più e troppo, secondo me, con la pressione di dover diventare campione per forza a 14-15 anni, secondo me non so se poi è così giusto. A 20 anni i piloti adesso sembrano, parlo del motomondiale, sembrano quasi consumati. Si è fatto una bella striscia. Eh sì, qui vediamo tutta la scia del filler che è davvero bella lunga con l'olio lasciato purtroppo dalla rottura della moto di Colucci che non può riprendere il via. Quindi dicevi, Alessandro, veramente l'età si abbassa un po' troppo. Troppo, anche perché in tutti gli sport il pilota o l'atleta in generale è maturo, deve maturare, secondo me, nella fascia 24-30, dove l'atleta dà il meglio di sé. A 20 anni qualcuno, vedi, se sembra già vecchio nei moto mondiali, quindi un'esagerazione dovrebbe un po' cambiare. La fascia tra i 25 e i 30, tu quanti anni hai? 26. Appunto, chissà perché secondo te è la fascia migliore. No, beh, però hai ragione che quella è la fascia migliore per 15 per anni parlano già come uno di 30 anche nelle interviste, quindi una sana e buona adolescenza ci vorrebbe. È vero, anche perché poi vita da piloti, quando sei così giovane, alla fine ti perdi forse anche tante cose. Tantissime cose. Però li vediamo effettivamente già concentratissimi e piloti appunto già in tutti i sensi. No, guardi le interviste dopo gara, soprattutto appunto quelle della 125, c'è cappellino, sponsor, borracci, già tutti inquadrati come se fossero piloti già affermati da anni. Quando invece magari qualche volta una sana, appunto, l'età giusta e di quel momento ci vorrebbe un comportamento un po' così. Vabbè. Alessandro, ti interrompo perché Filippo Del Monte ci chiama dai box con Matteo Baiocco. Matteo, si riparte, come la vedi? Prima parecchio olio in faccia, Domenico ha rotto il motore, quindi adesso sono in testa, bisognerà gestire bene la cosa, sarà dura perché i ragazzi vanno forte, però speriamo bene, dai, qua a Misano la pista di casa ci tengo molto. Che in complimenti, in bocca al lupo. A voi.
Quindi olio in faccia addirittura ha preso. Sì, perché stava subito lì dietro, sicuramente in rilascio così ha preso l'olio dagli scarichi appunto di Domenico. Quindi ricordiamo infatti che Matteo è nato vicino a questo tracciato. È di Osimo, no? Sì. Beh, anche tu sei vicinissimo. Insieme, quasi insieme, sta a 15 km da Jesi, ecco, stiamo più o meno vicinissimi. C'è ancora Filippo per noi dalla griglia. Qui con Marco Muzio. Marco, c'hai una seconda possibilità per ripartire bene però adesso. Speriamo, perché ho fatto veramente schifo la prima partenza. Ogni volta nella curva col filler andavo dritto. Boh, ora ce la mettiamo tutta per far bene questa seconda partenza. Ok, grazie a voi. Muzio era ottavo in classifica quando si è interrotta la gara. E abbiamo intanto sul nostro monitor la classifica appunto della prima manche, perché ricordiamo che adesso si riparte per quella che sarà una seconda manche, quindi poi bisognerà procedere a fare una somma dei tempi tra la prima e la seconda manche per poter determinare il vincitore, quindi bisogna fare un po' di calcoli. Ripartiranno quindi da così? Ripartiranno, sì, abbiamo Filippo intanto di nuovo per noi, a te Filippo. Luca Verdini, Luca, uno secondo start, ci si può giocare ancora il podio? Si può giocare ancora il podio, ci credo, e mi divertirò. Ok, allora buon divertimento, a voi. Grazie, ed ecco le inquadrature per Luca Verdini, che tra l'altro fa parte del progetto Adopt a Rider, ovvero piloti che erano senza una squadra e che sono stati in qualche modo messi in luce grazie appunto a questo progetto, Verdini, Lorenzetti e Bosco Scuro. Allora rivediamo intanto la griglia di partenza, sì, con abbiamo Lorenzo Alfonsi con la BMW in nona posizione, poi viene data giustamente la griglia in base al penultimo giro, quindi con Colucci fuori se la possono giocare tutti. Baiocco, Bussolotti, Dell'Omo, Goi, Verdini, anche Giuliano fa un bel balzo in avanti. Per quanto riguarda la classifica, Colucci era in quinta posizione in classifica di campionato, anche perché a Vallelunga non aveva preso punti, Monza quarto posto, ottavo al Mugello e terzo in gara 2 al Mugello, però si trovava quindi in quinta posizione a 37 punti dalla vetta, pari punti con Marco Muzio. Certo, questo zero sicuramente è pesante, quindi vediamo un po' intanto com'è la situazione in pista con i piloti che si avviano al warm up lap. 30 secondi alla partenza, giro di ricognizione, poi non abbiamo comunicazione di quante tornate saranno per la seconda manche. 6 dovrebbero essere. 6 ci confermano, si tratta di 6 giri, quindi andranno poi giustamente a quindi fare un totale di 10 tornate, quelle che dovevano essere inizialmente. Vediamo warm up lap e siamo pronti per seguire questa seconda manche della Stock 1000 in diretta dal circuito di Misano Adriatico. Poi ci sarà una lunga pausa fino al 19 di settembre, quando si andrà a Imola, quindi non molto distante da qui, per il sesto appuntamento. Cosa farai? Cosa si fa durante le vacanze? Voi piloti cosa fate? Ci rilassiamo? Sì, beh, quello senza dubbio. Poi ci rilasseremo anche un po', sicuramente. Agosto, andiamo al mare. Quindi un relax misto ad allenamento. Beh, sì, quello allenamento penso che per un pilota, uno sportivo in generale, sente la mancanza. Uno sportivo buono sente la mancanza quando non lo fa, quindi è di base. Poi c'è anche il relax. Giustamente il gap è abbastanza lungo per arrivare. Forse un po' troppo. Vero? Sì, ne parlavamo ieri sera lì alla riunione della federazione, qui come si chiama, del CIB.
e forse un po' troppo distacco subito una settimana presso all'altra alle prime tre e poi troppo divario, quasi un mese e mezzo, sembra forse un po' di più. Perché si ritorna in pista settembre, 19 luglio, sì, mese e mezzo, sì, un po' lunghino. Lunga astinenza da CIV dunque per i nostri telespettatori, ma anche per i nostri piloti che giustamente hanno voglia di misurarsi in pista una volta iniziato il campionato. Ricordiamo, il campionato è partito sul tracciato di Valle Lunga il 18 aprile, poi Monza il 2 maggio e il 19 giugno Mugello 19 e 20 giugno. Allora, vediamo i piloti che tornano sullo schieramento di partenza. Seconda manche, Stock 1000 in diretta dal tracciato di Misano Adriatico. Temperatura decisamente estiva, anche troppo, con caldo. Soprattutto voi della Superbike avete corso alle 2:15, era termo il caldo, infatti. Quindi, si completa lo schieramento, semaforo rosso si spegne, pronti via per la seconda manche con vediamo Baiocco, sì, di nuovo, sì, va al comando, manca, manca Colucci e c'è stato, mi sembra un pilota che si sia, mi sembra che sia un po' scomposto, vediamo se sono ancora tutti, sì. No, non ci sono cadute, cioè soltanto ha perso un po' il contatto uno degli ultimi, vediamo secondo Bussolotti, se non vado errata, in seconda posizione con Baiocco ancora in testa, forse no, no, mi sa che l'ha passato con Bussolotti. Bussolotti è al comando, sì, appunto, sì. Bussolotti, Baiocco, Giuliano, attenzione all'attacco, tenta di uscire dalla scia ma non c'è niente da fare, terzo in questo momento, mentre vediamo c'è un dritto di Goi, mi sembra dritto. Goi dritto. Potrebbe essere andato dritto Goi, vediamo e vediamo che succede intanto con... si toccano! C'è il contatto tra Baiocco e Giuliano e Bussolotti. Intanto vediamo che Giuliano rimane in terza posizione, va di nuovo al comando Matteo Baiocco, secondo Bussolotti, terzo Davide Giuliano e in quarta posizione... Invece vediamo con la tabella numero 6 della...